Tesoro, come tutto bene? Ti vedo con un bel po' di abbronzatura. Siamo state da qualche parte in particolare. Allora, aspetta che adesso mi racconti bene. Intendo come crema, siero. Se non mi ricordo male, è una pelle mista. Quindi ti metto tutto contorno occhi, burro da cacao. Allora, visto che devo fare anche la base, io partirei dal burro cacao. Poi andiamo contorno occhi, siero e crema. Può andare bene. Nessun odore particolare. Non l'hai mai provato? Sì, perché io questo in realtà è buono perché è molto è abbastanza corposo, però non troppo, quindi lo si può mettere anche di giorno. Invece alcuni sono molto molto corposi, ma meglio per la notte. Questo va bene tutte e due, magari ne metti un po' meno per il giorno, un po' di più per la notte, però trovo molto bene, costa pochissimo. Provalo se riesci. Raccontami, mi sono curiosa che anch'io voglio andarli assolutamente. Un pochino qui sotto, benissimo, e una goccina anche sopra, perché va a idratare proprio tutto. Contorno occhi ha di buono che è molto liquido, è un gel molto liquido, e quando hai dei residui sai di matita magari sotto, cioè basta che fai così e te li toglie, una cosa incredibile. Vabbè, allora poi andiamo di siero. Io come siero ho questo qui che è a base di bava di lumaca e acido ialuronico. Proprietà: è un siero ricco di bava di lumaca e acido ialuronico, usato quotidianamente, riduce fenomeni ossidativi legati lasciando la pelle idratata e vellutata. Anche questo boccettino che fa un rumore splendido.
è molto liquido e vado con movimenti mezzo tamponamento, mezzo circolare, perché si devono non perdere le microsfere. Vado un po' circolare, poi vado con i movimenti. Ah, ok. Tamponare un pochino il viso. Leggermente sul collo. Ok. Anche un po' qui ai lati. Benissimo. La vuoi una fascia per capelli? Uso questa crema viso che allora non è troppo densa, quindi va bene anche per le pelli tendenti al grasso. La tua è mista, quindi è un po' complicato, però questo dovrebbe andare bene, perché comunque c'è anche delle parti un po' più secche. Magari cerco di metterne un po' di più qui e un po' di meno qui, però comunque la pelle va idratata, anche quella grassa. Poi vado un po' su tutto il viso, distribuisco meglio sul naso. Qui. Ok. Benissimo. Ma ti sei fatta il microblading? Si vede? Hai delle sopracciglia perfette. Lo so che tu sei sempre stata molto precisa con le sopracciglia. Sì, me lo aspetto. Più studio HD Hydra Premier Spray della Essence, che sa un po' di cocco. Ti piace il cocco? Mi ci trovo bene e lo uso sia per idratare però anche per illuminare un po' il viso, già visto che non mettiamo nessun fondotinta. Senti com'è fresco. Anche proprio questo lo si può usare anche come rinfrescante durante la giornata. Voglio usare questo del Revlon, che è il Color Stay Concealer nella colorazione 03 Light Medium. È illuminante, copre abbastanza bene. L'unica cosa è che tende ad andare un po' nelle pieghette, però a me non interessa perché lo andremo a usare sotto e può illuminare, quindi non andiamo qui proprio sulle pieghette, quindi non si accumula perché non ce lo mette. Lo vado a usare come primer per gli occhi, ne metto giusto un puntino qui e un puntino qui, proprio un puntino. Ok, prendo anche la Beauty Blender, eccola qui. Ok, e vado a mettere, ok, tap tap, uno e tap tap, nell'altro un puntino qui degli occhi, uno qui e uno qui, e poi vado, li puoi riaprire, e
E poi adesso vado qui e che c'è una piccola imperfezione. Ok, ne basta poco. Ok, mi avvicino. E vado un po' a triangolo giù per illuminare un po' tutto, tanto dopo mettiamo un po' di blush qui. Non importa. Adesso io andrei subito con gli ombretti. Anzi, ti metto un po' di cipria per settare un attimino le zone anche che tendono un po' a lucidarsi. Ok? E ti metto una cipria correttiva in modo da annullare leggermente anche i rossori che abbiamo qui. Ma sono veramente nulli, non ti preoccupare. Uso questa qui della Essence. Correct to Perfect, che sono queste perle colorate con tutti i colori correttivi, quindi verde, e giallo, viola incanta questo suono. Allora, adesso preferisci fare viso e poi occhi o prima occhi e poi viso? Facciamo prima il viso, ok? Io farei neanche un contouring, metto proprio bronzer e blush. Ok? E userei, perché dopo andrei a usare ancora, questa palettina di ombretti qui.
Questa è la Illuminate, che sai che io adoro. Ho anche addosso oggi l'illuminante, anche sugli occhi. E appunto andrei a usare, ti faccio già vedere le ombrette, andrei a usare questo qui nella rima interna e anche come illuminante. Lo faccio vedere. E dopo ti faccio vedere che colore principale andrei a usare, e poi questo come blush e questo come bronzer. Adesso dopo ti faccio vedere subito che ombretto principale voglio utilizzare. E poi appunto come colore di transizione userei direttamente il bronzer, oppure questo, però userei il bronzer. E come colore per scurire un po' questo marrone scuro. Ok. Ok. Allora andiamo subito. Andiamo a mettere un po' di bronzer. Ok. Allora. Sono belli, sono bellissimi. E andiamo a prendere un po' di bronzere, un po' così, ma sì, ma giusto contouring, un pochino. Sotto, ecco fatto, benissimo. E poi andiamo di blush. Oggi userò tutti dei pennelli molto carini, mi piacciono.